grazie Signore per la presenza tua in mezzo a noi. Vogliamo ringraziare il Signore tutti insieme. Grazie Signore per la tua presenza. Grazie Signore per il tuo spirito. Grazie Signore che sei risorto e vivi in mezzo a noi. Grazie Signore che la morte non ti ha potuto trattenere. Grazie Signore che c'è speranza per noi stamattina. Facciamo un applauso al nostro Signore. Lodiamo il Signore con tutto il nostro cuore. Diciamogli grazie Signore. Alleluia, grazie Signore. Il popolo ebreo, quando la sera del venerdì va a dormire, ma lo fanno tutte le sere a dire la verità, ringraziano il Signore per l'inizio di un nuovo giorno. È strano perché lo fanno la sera, quando per noi sta finendo la giornata. Invece loro lo fanno la sera come se fosse l'inizio della giornata, perché poi dopo la notte verrà il giorno. La stessa cosa lo dobbiamo fare noi. Nel mezzo delle nostre difficoltà dobbiamo ringraziare il Signore perché la liberazione sta arrivando. Di al tuo vicino, la liberazione sta arrivando. Oggi in tutto il mondo il popolo cristiano ricorda la resurrezione, e la resurrezione ci parla della vittoria che Gesù ha avuto sulla morte. Stamattina io vi parlerò di cosa significa questo per ognuno di noi. Amen? Perché se la Pasqua viene solo ricordato come un evento avvenuto, ma non è qualcosa di vissuto, allora la Pasqua è come tante cose che hanno avuto un tempo e finiscono. Ma gloria al Signore, è Pasqua nei nostri cuori, perché c'è la forza della resurrezione nei nostri cuori. Amen? Stamattina parleremo di speranza. La speranza non confonde. Amen? Allora stamattina parleremo di speranza. Bene, allora stamattina voglio parlarvi della speranza. Speranza. La speranza, dice l'Apostolo Paolo, non confonde. Chi spera nel Signore non può essere confuso dalle circostanze che vive, perché vive quelle circostanze nella speranza. La speranza ci proietta dal presente della nostra situazione al futuro della nostra liberazione. Lo ripeto, la speranza ci proietta dal presente della nostra situazione al futuro della nostra liberazione. La speranza è sempre legata ad un tempo. C'è un tempo tra la situazione nella quale viviamo e appunto la liberazione che desideriamo. In questo lasso di tempo noi viviamo in speranza. Ma la speranza biblica non è la speranza umana e secolare di questo mondo, che è una sorta di desiderio probabilmente mai attuabile. Una speranza è qualcosa, secondo il mondo, che uno desidera, ma chissà mai se appunto avverrà. Non è questa la speranza. La speranza biblica è l'aspettativa certa di quello che si desidera. La speranza biblica è vivere nel presente la situazione del presente, essendo proiettati verso la liberazione del futuro. In questo arco di tempo, dite con me tempo, si vive nella speranza. Noi siamo soggetti al tempo e alle circostanze, ma non siamo schiavi del tempo e della circostanza, perché il tempo e le circostanze sono sotto l'autorità del Signore che vive fuori dal tempo. Di al tuo vicino, Dio non ha tempo. Dio è eterno. Ecco perché dice che per lui mille anni sono come un giorno e un giorno come mille anni. Quando noi viviamo nei problemi, se pensiamo che mille anni sono come un giorno e un giorno come mille anni per il Signore, è come se diciamo al Signore: ma sì, per te è facile, ma mille anni sono veramente tanti. Il tempo che mi separa dal problema alla sua soluzione
è troppo lungo per me. Ci siete con me? Ma noi dobbiamo vivere credendo nell'Iddio di ogni speranza. Dite con me: ogni speranza. Ogni significa che non c'è nessuna situazione che non abbia una speranza, perché Dio è l'Iddio di ogni speranza. Ora, voi mi direte: ma cosa c'entra questo con la Pasqua? Ora, voglio fare due cose, due precisazioni. A me non è che piaccia molto, essere legati nella mia predicazione dalla ricorrenza che si vive, perché voglio lasciare che lo Spirito dica quello che devo dire. Ma io credo che questa parola abbia un forte legame con la Pasqua, perché la Pasqua ci parla di resurrezione e la resurrezione ci parla di morte e la morte ci parla di un grosso problema, ma è un grosso problema che ha avuto una grande soluzione. Allora, se la morte, che è il più grande dei problemi che può mai toccare all'essere umano, ha avuto una soluzione, di al tuo vicino c'è speranza. Allora stamattina la parola è speranza ed è fortemente legata alla Pasqua, che ci ricorda la morte e la resurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Tra l'altro abbiamo anche i simboli del pane e del vino che ci ricordano la stessa cosa. Abbiamo volutamente deciso di avere la Santa Cena stamattina, perché la Santa Cena ci ricorda la speranza che abbiamo in Cristo Gesù. Gesù, è stato detto poco fa, è la nostra Pasqua. Ora, io non entro nell'aspetto dottrinale della Pasqua, che abbiamo affrontato, come accennava Giacomo la scorsa settimana quando abbiamo parlato di redenzione, ma la Pasqua è qualcosa di straordinario. La Pasqua è condensata in una persona, questa persona è Gesù. Gesù è la nostra Pasqua e Gesù è la nostra speranza. Brava, Gesù è la nostra speranza. Io voglio prendere come testo di questa riflessione l'Evangelo di Luca al capitolo 23. Luca capitolo 23. Coloro che ci ascoltano, voi che ci state ascoltando qui, chi ci ascolta su WhatsApp fra qualche giorno, chi ci ascolterà su Facebook, chi ci ascolterà da qualche televisione, sappia questo, che parliamo di speranza. Amen. Di cosa parliamo stamattina? Di speranza. Dì al tuo vicino: c'è speranza per te. Coloro che ci stanno ascoltando, forse voi che mi state ascoltando qui stamattina, vivono forse una situazione difficile, una situazione che sembra senza speranza, ma vi do una bella notizia che vi deve far rallegrare stamattina: nulla senza speranza, perché Gesù è la nostra Pasqua e quindi Lui è la nostra speranza. Ma leggiamo insieme un passo dell'Evangelo di Giovanni al capitolo 23. È il tipico, che ho detto? Era per vedere se state attenti, infatti era Luca. Perché prima eravate attenti, adesso, ecco, bravi, siete ancora attenti, bravi. Giovanni non è Luca, sì, ecco. Luca, no, ma non è che dico così per ricadere di piede, ho sbagliato io, non si pensi il pastore, no. Luca 23, è legato a quel fatto che siamo diventati croccanti. Quando diventiamo croccanti sì, diventiamo meno elastici pure con la memoria, ok. Allora, Luca capitolo 23 dal verso 44, però sapete, per me c'è speranza, perché guardo qualcuno di voi che sta più avanti nell'età e dico: c'è speranza. Allora, era circa l'ora sesta e si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona. Il sole si oscurò, la cortina del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Detto questo, spirò. Il centurione, veduto ciò che era accaduto, glorificava Dio dicendo: veramente quest'uomo era giusto. E tutta la folla che assisteva a questo spettacolo, vedute queste cose che erano accadute, se ne tornava battendosi il petto.
ma tutti i suoi conoscenti, le donne che lo avevano accompagnato dalla Galilea, stavano a guardare queste cose da lontano. C'era un uomo di nome Giuseppe, che era membro del consiglio, un uomo giusto, buono, il quale non aveva consentito la deliberazione dell'operato degli altri. Egli era di Arimatea, città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Cosa faceva Giuseppe? Aspettava il regno di Dio. Voglio sottolineare una parola: aspettava. Ditelo con me, cosa faceva? Aspettava, perché l'aspettare fa parte del processo della speranza. Si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù, e trattolo giù dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo mise in una tomba scavata nella roccia, dove nessuno era stato ancora deposto. Era il giorno della preparazione, stava per cominciare il sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea, seguito Giuseppe, guardarono la tomba e come vi era stato deposto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e profumi. Durante il sabato si riposarono secondo il comandamento. Fermiamoci un attimo qua con la lettura della parola del Signore. Allora, qui inizia la lettura dal verso 44, parlando di un riferimento temporale. Dice che era l'ora sesta. Ora, siccome i romani contavano le ore a partire dalle 6 di mattina, quindi l'ora sesta cosa era? Mezzogiorno. Ora, mezzogiorno è il tempo nel quale più di ogni altro tempo deve esserci il sole che spacca le pietre. È pieno giorno, è la metà del giorno, è piena luce. Ma dice che verso l'ora sesta si fecero tenebre su tutta il paese, su tutta la terra, dice una versione, fino all'ora nona. E io vorrei che voi capiate che dall'ora sesta, cioè mezzogiorno, all'ora nona, cioè le 3 di pomeriggio, quando doveva esserci il sole nel suo pieno splendore, è diventato tutto tenebre. Ora, volete immaginare con me un attimo cosa hanno potuto provare le persone che hanno assistito a questa scena? Perché davanti a loro vedono 3 croci. Ne avevano viste tante di croci, perché tanti erano stati crocifissi. Gesù non era l'unico crocifisso, anzi avevano stabilito di crocifiggerlo perché i romani utilizzavano la crocifissione per quelle persone che avevano commesso i reati peggiori, perché dovevano essere posti in infamia, dovevano essere non solo uccisi, ma la morte doveva essere lenta e dolorosa e la punizione doveva essere esemplare e terribile. Quindi non era la prima volta che moriva qualcuno per crocifissione. Ma mai era successo che a mezzogiorno, nel pieno del sole, della luce della giornata, tutto diventasse tenebre. Ve lo immaginate insieme a me un attimo? Di' al tuo vicino, usa la tua immaginazione. Noi dobbiamo usarla l'immaginazione, perché l'immaginazione è qualcosa che ha messo Dio nella nostra vita. Non dobbiamo usare l'immaginazione per cose sbagliate, ma l'immaginazione è creatività, ok? Allora guardate insieme a me questa scena. Lì c'è la croce, lì c'è la montagna, la collina sulla quale 3 croci sono state piantate. Lì ci sono 3 persone. Più in là forse c'erano altre croci per altre crocifissioni fatte nei giorni precedenti che ricordavano altre morti, ma qui c'è qualcosa di speciale. All'improvviso, dite con me, quando? All'improvviso si fecero tenebre su tutta la terra. Le persone hanno visto qualcosa di straordinario, era successo qualcosa di terribilmente straordinario, era un evento prodigioso ma al negativo, era qualcosa che faceva paura. Perfino il centurione romano, che era un'autorità, che non aveva paura di nulla e di nessuno. Questo centurione, che aveva visto tante morti, senza pietà, aveva inflitto tante morti, comandava 100 persone, ecco perché si chiamava centurione, e queste 100 persone avevano inflitto a Gesù e a quegli altri 2
sulla croce questa morte terribile, ma perfino il soldato romano, di fronte a questo evento straordinario, ha dovuto dire: quest'uomo era veramente giusto. In altre parole, era quello che diceva di essere. Ditelo con me: era quello che diceva di essere. È importante questa frase, perché ci parla di speranza, perché c'è un tempo quando quello che Dio dice che avviene nella nostra vita sembra che dalle evidenze non potrà mai avvenire, ma gloria al Signore, quello che Dio dice è quello che Lui fa, è quello che Lui fa è ciò che aveva detto. Qualcuno può dire gloria al Signore? Diamo un applauso al nostro Signore. Quest'uomo veramente era un uomo giusto. Ma in questa scena straordinaria della morte di Gesù, con quello che è il significato, il sole si oscurò, successe qualche altra cosa di straordinario che avrebbe dovuto portare le persone ad aprire gli occhi. Nel Tempio c'erano le persone che attendevano al Tempio, che si occupavano delle varie attività giornaliere del Tempio, e ogni giorno queste persone entravano nel luogo sacro a fare le pulizie. Erano persone specializzate, perché non tutti potevano entrarci e dovevano passare per delle procedure di purificazione, perfino per andare a fare le pulizie all'interno. E mentre erano lì a fare le pulizie, all'improvviso, dite con me, quando all'improvviso, questa è un'altra parola da ricordare, dite con me, quando all'improvviso successe qualcosa che nessuno aveva mai ricordato per secoli e secoli, da quando esisteva il Tempio. Che successe? Successe che la cortina del Tempio si spaccò in due. La cortina del Tempio si spaccò in due. Questa cortina del Tempio che separava il luogo santo, dove solo alcuni potevano entrare, dal luogo santissimo, dove solo una persona poteva entrare, il sommo sacerdote, e non quando voleva, ma una volta l'anno, quella cortina si è spezzata in due. Io non so, credo, sono convinto che ci sarà stato un terremoto, perché dice un Evangelo che lì dove c'erano le croci ci fu un terremoto, le rocce furono spaccate, ci fu un tremolio e ci fu all'improvviso questo evento straordinario delle tenebre. Quando? A mezzogiorno. Dite con me: a mezzogiorno. All'improvviso. Quando? All'improvviso. A che ora? A mezzogiorno. Sapete che significa questo? Quando nessuno se lo aspettava. Vi è mai successo qualcosa all'improvviso? Vi è mai successo qualcosa di brutto all'improvviso? Vi è mai successo qualcosa che ha cambiato la giornata da una giornata brillante e luminosa per farla diventare una giornata brutta e tenebrosa? Vi è successo? Ed è successo come? All'improvviso. Forse una notizia dal dottore, forse una lettera di licenziamento, forse un'improvvisa discussione in famiglia che ha lacerato gli equilibri familiari, forse una notizia di una certa amicizia che si è rotta, forse qualche brutta notizia da qualche familiare. È arrivato qualcosa quando? All'improvviso. Qualcosa che ha trasformato la luce della vostra giornata in tenebre e vi ha messo per un attimo in una situazione di mancanza di che, qual è il tema stasera? Mancanza di speranza. Come si saranno sentiti queste persone, sentite queste persone che si trovavano attorno a Gesù, vicino a quella croce o dentro al Tempio, mentre attendevano alle cose del Tempio, quando a mezzogiorno, all'improvviso, tutto è cambiato? Hanno perso ogni speranza. Se qualcuno stamattina ha perso speranza, io ho una bella notizia: Dio,
il nostro Dio, quello che serviamo, è l'Iddio di ogni speranza, è l'Iddio che può riportare la luce che si è persa all'improvviso nel mezzo del suo splendore, diventando tenebre, può riportare quella luce al pieno del suo splendore, alle 3 di pomeriggio. Tre ore non sono facili, tre ore non sono poche, quando si passa all'improvviso da una situazione di luce ad una situazione di tenebre. Ma proprio in quel momento, mentre avveniva tutto questo, Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Detto questo, spirò. E ora è qui il centro della nostra riflessione stamattina. Perché questa frase non è stata sempre compresa. Recentemente ho deciso di intraprendere degli studi di greco, di ebraico biblico. Perché ovviamente conosco diverse parole ebraiche per i temi più importanti del cristianesimo, ma voglio approfondire, e nell'approfondire ho fatto una scoperta straordinaria in questo passo. Una parola, una sola parola di cui vi voglio parlare stamattina, che vista alla luce della parola originaria in ebraico cambia totalmente le cose, ed è proprio questa che rileggo. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto, dite con me, rimetto il mio spirito. E detto questo, spirò. Questa parola rimetto, ora è ovvio che il Nuovo Testamento è scritto in greco. Dite voi: ma cosa c'entra il greco con l'ebraico? Perché questo passo non è altro che la citazione del Salmo 31, credo verso 5, che dice proprio così, sì, 31:5, che dice proprio così il salmista: nelle tue mani rimetto il mio spirito. E questa parola ebraica, rimetto il tuo spirito, che apre una luce sul significato di quello che Gesù stava dicendo. Ora, nella nostra comprensione, in base alla lingua che noi parliamo oggi, ma vale lo stesso anche per l'inglese, rimetto il tuo spirito significa affido il mio spirito. In inglese dice I commit my spirit, affido a te il mio spirito, che dà un'idea. Ma adesso che andremo a scavare un po', capiremo che c'è un significato molto più profondo. Gesù viveva nella speranza della resurrezione. Gesù aveva speranza. Dì al tuo vicino: Gesù aveva speranza. Cosa me lo fa dire questo? Ma lo dicono tutti i fatti coinvolti con questo evento. Gesù, prima di andare sulla croce, aveva detto: il figlio dell'uomo sarà messo nelle mani dei suoi nemici, nelle mani degli uomini, i quali lo inchioderanno sulla croce, ma dopo il terzo giorno risusciterà. Oppure Gesù, guardando il tempio, disse: questo tempio, vedete, Salomone l'ha fatto costruire in tantissimi anni, io vi dico che non rimarrà pietra su pietra, vi ricordate? Ma poi, parlando del suo tempio, del suo corpo, dice: il terzo giorno, in tre giorni io disfarrò e ricostruirò il mio tempio. Ci siete? Quindi Gesù viveva nella... Di cosa parliamo stamattina? Di speranza. Ma c'è qualcosa di più che mi fa affermare che Gesù aveva speranza, proprio da questo testo che abbiamo letto. Perché nelle tue mani rimetto il tuo spirito significa questo. Ora, per un attimo, seguite il mio ragionamento per capire questo concetto di rimetto il mio spirito. Voi arrivate qui in chiesa, giusto? E, a differenza di quello che faccio io, immaginate che laggiù in fondo c'è una persona addetta ai vestiti. Voi affidate il vostro vestito nelle mani della persona che poi lo metterà nell'attaccapanni. Ci siete con me? Ma glielo affidate sapendo che dopo qualche ora ve lo riprendete. Mi state seguendo?
La parola nelle tue mani rimetto il mio spirito significa proprio questo. In ebraico antico significava, in ebraico biblico, nelle tue mani io affido il mio spirito perché so che tu me lo restituirai. Quindi è come se Gesù diceva: ok, ora io devo stare in speranza perché sto affidandoti il mio spirito, quindi sto morendo fisicamente, ma il mio spirito è nelle tue mani e quando arriverà il tempo, dite con me tempo, tu me lo restituirai. Qualcuno lo può dire un bel gloria al Signore? Allora Gesù stava morendo in speranza perché aveva affidato la sua vita alle mani di Dio e quella vita nelle mani di Dio sarebbe stata restituita. Allora la parentesi della morte è soltanto una parentesi. La parentesi della morte sarà seguita dalla resurrezione. Ora, io capisco, mi dite voi, ma non stiamo parlando di un funerale qui, certo, però questo è stato vero per Gesù ed è vero per noi fisicamente, perché noi crediamo che il Signore risusciterà i corpi mortali e ci darà un corpo eterno. Qualcuno lo crede stamattina? Amen. Allora noi ci crediamo in questo, ma questo principio può essere applicato per ogni area della nostra vita. Ci sono momenti nei quali sembra che tutto è perduto. Come si sente uno che a mezzogiorno si trova all'improvviso nel buio totale? Si sente senza speranza. Ma dopo qualcuno può spegnere, io sento tanto caldo. Ecco, giù in fondo ci sono, grazie. Sentite freddo voi? Ecco, abbiate pietà di una persona più anziana. Oh Signore, anche perché io mi muovo, quindi ok, allora il concetto che io voglio esprimere stamattina è questo passaggio dal tempo in cui avviene il problema fino al tempo in cui c'è la soluzione al problema. Quel tempo è un tempo difficile che dobbiamo vivere nella speranza. Questo è il messaggio. Gesù per un attimo ha dovuto affidare la sua anima nelle mani del Signore. Qualche tempo fa io ho fatto un piccolo intervento chirurgico e quindi mi dovevano addormentare, mi dovevano anestetizzare, narcotizzare per la precisione. E quindi c'è stato un momento nel quale, vi posso chiedere di spegnere i cellulari quando venite in chiesa? Grazie, per favore. C'è stato un momento nel quale io mi sono dovuto letteralmente affidare nelle mani del dottore. Siccome ci stavano mettendo tanto tempo, ancora mi mettevano la flebo, ho detto: Pietro, adesso mai più. Me ne volevo scappare. Ho detto: Pietro, fai ancora in tempo. Pietro, mi ricordavo le parole di mia moglie che diceva: Pietro, ma sei proprio sicuro che lo devi fare questa operazione? Ho detto: Pietro, fai ancora in tempo. E mentre io discutevo con Pietro per vedere se era il caso di affidare, dite con me, di affidare la mia vita nelle mani del dottore, proprio mentre io stavo prendendo la decisione, è arrivata un'infermiera tutto sorridente e ha detto: signor Pietro, siamo pronti. E io volevo rispondere: io no. Ma era troppo tardi. E a quel punto ho detto: Signore, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Significa, fra qualche minuto ritornerò nella stanza da dove sono venuto. Perché ho affrontato la cosa con speranza. Dico me, ho affrontato la cosa con speranza. Ma dal momento in cui mi hanno messo l'ago nella vena, pochi secondi dopo, fino al tempo della conclusione dell'operazione, io mi sono dovuto
affidare totalmente nelle mani di quelle persone. Voi sapete, a me piace scherzare mentre predico, però è molto seria. Io ho detto: mi affido nelle mani del Signore. Ero in pace, ero tranquillo perché ero nelle mani del Signore. Ora Gesù però non doveva subire un'operazione. Gesù non doveva avere semplicemente un'iniezione per farsi operare. Gesù doveva dare la sua vita per l'umanità. E io voglio che voi capiate che Gesù l'ha affrontato non con paura. Gesù ha affrontato la croce con speranza. È ovvio che Gesù uomo ha detto: se fosse possibile, allontana da me questo calice amaro, quando la sofferenza prima della croce era talmente grande che lui ha cominciato a sudare grumoli di sangue. Immaginate la sofferenza fisica, emotiva che Gesù stava passando. Ma Gesù, figlio di Dio, conosceva la parola di Dio e sapeva che Dio gli aveva promesso che il terzo giorno sarebbe resuscitato. Quindi Gesù ha affrontato la croce con speranza. Di cosa parliamo stamattina? Di speranza. E mentre Gesù era in quella situazione, fece questa affermazione: nelle tue mani rimetto il mio spirito, perché poi io me lo riprenderò, tu me lo ridarai. E poi la storia va avanti e le donne hanno subito fatto i preparativi. Il venerdì hanno preparato tutto, perché sapete che il venerdì con l'imbrunire, con, come si dice, con il crepuscolo, si passava lo Shabbat, e quindi durante tutto lo Shabbat non potevano fare i preparativi. Ma preparativi per che cosa? Preparativi per l'imbalsamazione, perché per un attimo perfino le donne avevano perso speranza. Forse qualcuno di noi si trova in una situazione che si sta preparando a imbalsamare una volta e per sempre le cose che gli sono state promesse, perché sembra che quelle cose non abbiano più alcuna speranza di realizzarsi. Ora io non voglio annacquare la parola di Dio. Chi ha ascoltato la predicazione di domenica? Quanti di voi erano domenica in chiesa? Fatemi vedere, perché voglio essere sicuro, molti mancavano. Andatevi ad ascoltare la parola registrata e vedrete che io ho parlato di redenzione. Non sto spiritualizzando o rendendo questo passo molto, come dire, un po' applicabile alla vita di ogni giorno e dimenticando il significato, come dire, spirituale, reale della salvezza. Noi la salvezza l'abbiamo dai nostri peccati. Dio al tuo vicino: tu sei salvato dai tuoi peccati. Esiste un inferno, esiste un paradiso, e l'inferno è la destinazione di quelli che non sono stati salvati, che non hanno accettato la salvezza in Cristo Gesù. È il paradiso, è il luogo per coloro che hanno accettato Gesù. Ma questa parola stamattina non è riferita solo alla salvezza dell'anima, che è la cosa più importante. Dio ci ha dato speranza anche su questa vita. Perché mi guardate così? È così o no? Dio ci ha dato speranza per le cose della vita. È vero che l'apostolo Paolo dice che se la nostra speranza in Cristo fosse solo per le cose terrene, noi saremmo le persone più, come dire, non mi viene la parola, miserabili di questa faccia della terra, perché metteremmo come scadenza la nostra speranza, la nostra vita sulla terra, finito. No, noi abbiamo una speranza oltre, ci siete con me? Ma questo non significa che non abbiamo speranza qui sulla terra. Dì al tuo vicino: tu hai speranza. Ma la speranza, ho dato prima la definizione mia di questa parola, la speranza è ciò che ci divide temporalmente dal momento in cui abbiamo un problema al momento della sua soluzione. Quindi significa che questo tempo si deve passare, e si deve passare con pazienza. Dì al tuo vicino: abbi pazienza. Ecco perché l'apostolo Paolo dice: state pazienti nell'afflizione, perché l'afflizione fa parte, lo diceva pure Giacomo l'altra settimana, l'afflizione fa parte della vita cristiana. Ma, diciamo così, correggo, l'afflizione fa parte della vita, punto.
ma nella vita cristiana la nostra afflizione è alimentata, gestita, benedetta dalla nostra speranza, e noi siamo, abbiamo speranza e abbiamo pazienza nell'afflizione. Gesù poteva morire sulla croce, andare nella profondità dell'inferno in pochi secondi, liberare tutti i prigionieri, cosa che poi ha fatto, lo dice l'apostolo, e uscirne fuori vittorioso. Lo poteva fare in pochissimo tempo. Invece il Signore ha lasciato che questo succedesse dopo 3 giorni. 3 nella Bibbia è il numero della divinità. Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito. 3 nella Bibbia è la caratterizzazione dell'uomo nuovo. Noi siamo corpo, anima, spirito. 3 nella Bibbia è completezza. Ci siete con me? Tutto avviene al tempo stabilito da Dio. E noi dobbiamo avere pazienza nel tempo dell'afflizione, vivendo quel tempo in speranza, sapendo che la speranza non confonde. Allora, di al tuo vicino, abbi fiducia nel Signore. Abbi fiducia nel Signore. Vivi nella speranza. Le donne andarono al sepolcro. Prima che ci fosse la conclusione della giornata, quindi portarono tutto quello che serviva. Poi se ne tornarono a casa, videro dove Gesù era stato posto, avevano oramai messo una pietra sopra alla speranza che Gesù fosse il figlio di Dio, il Messia promesso e che loro avevano aspettato per tanto tempo. A gloria a Dio. Dopo 3 giorni, dite con me, dopo 3 giorni, queste stesse donne tornano al sepolcro. Tornano al sepolcro per fare che cosa? Per chiudere la storia di quello che speravano. Dovevano imbalsamare Gesù. Dì al tuo vicino, non imbalsamare il tuo sogno. Non imbalsamare le promesse che Dio ti ha dato. Non imbalsamare il futuro che Dio ha per te. Non imbalsamare quello che Dio ti ha promesso, perché quello che Dio ti ha promesso sarà quello che Dio farà. E qualcuno può farlo un bel applauso al Signore, perché Dio mantiene le promesse. Le donne vanno al tempio, le donne vanno al sepolcro, e vanno al sepolcro per imbalsamare, per mettere la parola fine. Ma quando arrivano lì, Gesù non c'era più. Per un attimo, hanno pensato che la situazione era anche più grave di quella che pensavano. Si sono dette, non solo Gesù è morto, ma addirittura hanno rubato il suo corpo. Avevano perso perfino la speranza di imbalsamare il loro sogno. Vi siete mai sentiti in questa situazione? Ci siamo sentiti qualche volta in questa situazione? Ma che gente diversa! Dove abitate? Che vengo pure io. Vi siete mai sentiti in questa situazione? Sì? Neanche avevamo la speranza di piangere sul nostro problema per il quale non avevamo più speranza. È un po' come si sentiva Sara, è un po' come si sentiva Abramo, è un po' come si sentivano tutte le persone che hanno dovuto aspettare. Dite come hanno dovuto aspettare in speranza l'adempimento della promessa del Signore. Ma queste donne, adesso mi sposto ad una donna in particolare, Maria. Maria va alla tomba e vede che la tomba è vuota, e Maria incontra un uomo, pensava fosse l'ortolano. La mancanza di speranza aveva perfino accecato la sua vista. Fratelli, ascoltate, quando siamo disperati non ci vediamo.
non vediamo neanche l'ovvio, non vediamo neanche quello che è tangibile e visibile, non apprezziamo più neanche le cose che si possono toccare, perché siamo annebbiati dalla disperazione. Ma Dio vuole darci speranza stamattina. Alleluia. Gesù disse, Maria disse alla persona che pensava fosse l'ortolano, disse: Signore, dove l'avete posto? Per favore, dimmi dove l'avete posto, perché voglio almeno imbalsamarlo. Non sta scritto, ma questo era il senso. Gesù le disse. Chi glielo disse? E chi è Gesù? La persona per la quale avevano perso ogni speranza. Gesù, la promessa, le disse Maria. Cosa le disse? Maria. La chiamò per nome. Possa lo Spirito del Signore stamattina mostrarvi che il Signore vi chiama per nome, che quello che ha promesso Lui lo farà. In quel momento Maria lo guardò e disse: Rabboni. Sapete che significa Rabboni? Maestro. Era il nome col quale chiamavano Gesù. Maria ha riconosciuto l'adempimento della sua promessa. Stamattina, nel nome del Signore, io proclamo l'adempimento delle promesse del Signore nelle nostre vite. Facciamo un altro applauso al nostro Dio. Apri gli occhi. Che la parola del Signore possa aprire gli occhi di ognuno di noi e riconoscere l'adempimento della parola del Signore. E io ho letto tutti gli Evangeli su questo episodio, e da una parte è scritto che egli, Gesù, risuscitò secondo la sua parola. Dite con me questa frase: secondo la sua, ditela ancora, forza, secondo la sua parola. Tra il momento in cui Gesù ha detto quella parola e il momento in cui quella parola si è adempiuta, c'è stato un tempo di sofferenza e di buio totale che è durato per un tempo ben preciso, ma poi alla fine di quel tempo la speranza si è compiuta e il Signore ha fatto quello che aveva detto, secondo la sua parola. I due sulla via di Emmaus incontrano Gesù e fanno un'esperienza molto simile a quella di Maria. Non riconoscono Gesù, ma quando Gesù comincia a parlargli delle scritture, qualcosa dentro di loro cominciò a bruciare. Avevano messo da parte la speranza. Oramai se ne tornavano a casa loro. Avevano perso ogni speranza, ma Gesù apriva la scrittura e dice successivamente che hanno detto successivamente: non ardeva il nostro cuore quando Lui ci apriva le scritture. Vi ricordate? È una delle cose che Gesù disse: non era scritto. Dite con me: non era scritto che il figliolo dell'uomo doveva soffrire, ma il terzo giorno doveva risuscitare, perché quello che era scritto è quello che si sarebbe poi adempiuto. Allora il terzo giorno Gesù risuscitò. Oggi noi celebreremo la Santa Cena, che ci parla di morte e di fine di ogni speranza, ma poi ci parla di resurrezione e di restaurazione della nostra speranza. Mentre noi prenderemo la Santa Cena fra qualche istante, se qualcuno non ha ancora realizzato la parola, possa lo Spirito del Signore parlare al vostro cuore. Quella Santa Cena vi parla certo di redenzione, vi parla certo di perdono, vi parla certo di trasformazione, come abbiamo detto domenica, perché Dio non ci ha dato solo il perdono dei peccati, ma ci ha dato anche la vittoria sul peccato. Lo voglio sottolineare: Dio non ci ha dato solo il perdono dei peccati, ma ci ha dato anche la vittoria sul peccato. Ma quei simboli ci parlano anche di speranza per ogni aspetto della nostra vita, perché Dio non ci ha dato solo la vita eterna nel senso escatologico, un giorno andremo con Lui per l'eternità, quella è la cosa più importante,
ma Dio ci ha dato speranza qui sulla terra. Dio non vuole che noi viviamo sulla terra mettendo i nostri sogni che Lui ha piazzato nei nostri cuori dentro le nostre tombe. Dio vuole resuscitare quei sogni e realizzarli nel nome del Signore. Possiamo alzarci in piedi, per favore? Alleluia. Mentre ci prepariamo alla Santa Cena, chiedo a Karin di suonare qualcosa nel frattempo. Io voglio che ognuno di voi parli col Signore. Oh Spirito del Signore, io ho chiesto allo Spirito Santo di parlarvi stamattina e io so che Dio ha parlato, lo so. Gesù disse: nelle tue mani rimetto il mio spirito, nelle tue mani affido il mio futuro, nelle tue mani affido le mie speranze perse, nelle tue mani affido la mia malattia che sembra inguaribile, nelle tue mani affido, Signore, la mia salute che tu mi restituirai, nelle tue mani affido, Signore, la famiglia che si sta distruggendo ma che tu puoi restaurare, nelle tue mani, Signore, affido quel lavoro impossibile che tu mi puoi dare, nelle tue mani, Signore, affido la mia vita. Chiunque avrà dato la sua vita per amor mio la riacquisterà. È un modo diverso per dire: chiunque mi affida, nelle tue mani rimetto, affido il mio spirito. Chiunque mi affida la sua vita la restituirà. Nessuno perderà mai qualcosa dandolo al Signore. E voglio parlare anche ai giovani, quelli che sono qui presenti, quelli che mi ascoltano attraverso il video. Non pensate mai che affidare la vostra vita a Dio è perdere qualcosa. Affidare la vostra vita a Dio è guadagnare qualcosa. È guadagnare. C'è un momento quando i giovani pensano di avere la loro vita nelle mani e possono gestirla come vogliono, finché non passano per il mezzogiorno che diventa buio, peggio di mezzanotte, e quando ogni speranza è perduta. E a quel punto credono che non c'è appunto più speranza. Ma stamattina una bella notizia: noi serviamo un Dio che è il Dio di ogni speranza. Dite con me: ogni speranza. La morte di Gesù sulla croce e la sua resurrezione, insieme a darci speranza per la vita eterna, ci danno anche speranza per la vita terrena, perché se Gesù è stato risuscitato, la potenza di Gesù Cristo che ha risuscitato Gesù dai morti è a nostra disposizione. Domenica scorsa vi ho citato il passo degli Efesini che diceva: io piego le mie ginocchia davanti al Signore affinché Egli vi dia uno spirito di rivelazione per conoscere la potenza di Dio, che è la stessa potenza che ha resuscitato Gesù Cristo dai morti. È la potenza dello Spirito Santo. Qualcuno di noi qui crede che c'è lo Spirito Santo nei nostri cuori? E allora quello Spirito è lo stesso Spirito che ha resuscitato Gesù dai morti. C'è un detto: finché c'è vita c'è speranza. Il che significa che quando non c'è più vita non c'è più speranza. Io cambio questa frase, dico: col Signore c'è sempre speranza. E se il Signore ha potuto vincere la morte, c'è un altro detto che dice: cosa può esserci peggio della morte? Ascoltate, qui c'è una certa verità. Se il Signore ha potuto vincere la morte, non potrà vincere quel problema che ti allontana dalla tua speranza? Se il Signore ha potuto dire al tempo stabilito: morte, dov'è il tuo dardo? O morte, dov'è la tua vittoria? Tu l'hai perduta in Cristo Gesù nostro Signore. Non può il Signore parlare alle tue circostanze e dirgli: morte, dov'è la tua forza? Colui che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti vi dà la speranza stamattina.
mentre preghiamo, poi faremo la Santa Cena, ma adesso mentre preghiamo, io voglio che voi chiudete i vostri occhi e preghiate seriamente davanti al Signore. Oh Signore, ogni persona con gli occhi chiusi, io non vi chiedo stamattina di alzare le mani, quando sento di farlo lo farò, quando vi chiedo di venire avanti lo faccio senza problemi, ma ora sento solo che voi nella vostra intimità, tra voi e il Signore, portate davanti a Lui ciò che per voi sembra morto e che sembra che non ci sia più speranza. Io parlo così lentamente solo per darvi tempo di riflettere. Oh Spirito del Signore. Ditegli: Signore, tu che hai risuscitato Gesù Cristo dai morti, restauro la mia speranza. E Signore, in questo luogo non abbiamo bisogno di costruire un clima metafisico, perché il Signore è qui. Lo dice la sua parola: dovunque due o tre sono raunati nel mio nome, io sono presente in mezzo a loro, e non ho bisogno di fulmini e di apparizioni. Quando ci vengono ci sono, gloria a Dio, ma non ho bisogno di quello per credere che Gesù è in questo luogo. Con me è qui presente il Signore, e quello che è con me è anche con te. Di con me: il Signore è qui in questo luogo. Tu puoi chiamarti Andrea, Francesco, Antonietta, Roberta o comunque ti chiami. Il Signore ti dice: Antonietta, Maria, ti chiama per nome. Grazie Signore, grazie Signore, alleluia, grazie Signore. Padre, io non ho bisogno di prove. Tu mi hai dato, ci hai dato la più grande delle prove. E la prova è la resurrezione di Gesù Cristo dai morti. Quella tomba vuota è la prova più evidente della potenza di Dio. Alleluia, gloria al Signore. L'Apostolo Paolo dice che tutto ciò che c'era da manifestarsi in questa terra perché la gente riconoscesse Dio è presente nella creazione. Ma Dio poi ha dato una prova ancora più forte, mandando il suo figliuolo a morire e a resuscitare. 3 ore, quelle 3 ore di buio dovevano servire alle persone a capire che era un fatto reale. La morte c'era stata ed era la morte di un giusto, era vero quello che Dio aveva detto, era vero. E il tempo tra la morte e la resurrezione serviva perché le persone aprissero gli occhi e realizzassero che Gesù era il Figlio di Dio. Io prego che la vostra fede sia rafforzata attraverso le prove che state vivendo, perché dice che la prova della vostra fede produce costanza. Una fede provata è una fede rafforzata. Io prego che lo Spirito del Signore però ora vi dia una rivelazione della speranza che c'è per la vostra vita. Grazie Signore. Dio non vuole che noi viviamo nell'anestetico, con l'anestetico delle cose di questo mondo. C'è chi si ubriaca per dimenticare, c'è chi si diverte per dimenticare, c'è chi si dà la pazza gioia per dimenticare, c'è chi si mette a lavorare quando dovrebbe riposare per dimenticare, c'è chi cerca nuove amicizie per dimenticare. Dimenticare cosa? La mancanza di speranza. Noi non abbiamo bisogno di dimenticare, noi abbiamo bisogno di credere e ricevere speranza. Alleluia. Padre, nel nome di Gesù preghiamo questa mattina. Tu conosci ogni situazione di ogni persona qui presente, come conosci ogni situazione di ogni persona che ci guarda in video. Padre, io prego perché tu intervenga potentemente. Sì Signore, per quella malattia senza speranza per la quale i medici hanno detto che non c'è speranza, io prego che tu metti il tuo dito ora nel nome di Gesù. Noi crediamo nella tua parola ed è scritto nella tua parola che per le tue lividure
noi siamo stati guariti. E questo non è finito con la prima chiesa, col primo secolo, come alcuni vogliono insegnare. Questo è reale oggi come lo era ieri. Dio è il nostro guaritore. Padre, io prego per quei problemi personali, intimi, per quelle coppie che hanno problemi di relazione. Prego, Signore, per quelle famiglie dove c'è lacerazione tra figli e genitori. Prego, Signore, per quelle persone che hanno perso un lavoro. Prego per quelle persone che hanno perso speranza per delle situazioni che sono diventate impossibili. Prego nel nome di Gesù che la forza della tua resurrezione possa realizzarsi e operare anche adesso, Signore. Prego che questo messaggio sia compreso. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Amen. Cantiamo questo canto. Le scritture dicono che nella notte in cui Gesù fu tradito, prese il pane e lo ruppe e disse: questo è il mio corpo spezzato per voi. E voglio dirvi, questo lo ha fatto prima di morire. E poi disse: prendetene tutti in memoria di me finché io vengo. Ora Gesù parlava in quel caso del suo ritorno dalla morte. Per noi significa per quando egli tornerà. E questo pezzo di pane ci parla di speranza. Io vorrei chiedere al fratello Giacomo e al fratello Jerry, per favore, di venire avanti e distribuire questo pane. Mentre aspettiamo di consumare questo pane, ricordiamoci che il pane ci parla di speranza. Gesù già stava parlando della sua morte, ma lo faceva in speranza. Non ha detto: fatelo questo fino alla fine dei tempi, fatelo finché io non venga. Che significava? Che aveva speranza di tornare. Questo pane rotto ci parla di speranza, perché dopo la morte c'è la resurrezione. Alleluia, gloria al Signore. Jesus. Grazie Signore. Non è improbabile che qualcuno venga guarito mentre mangia il pane. Non è perché il pane che abbia alcun potere mistico, no, ma perché questo pane ci ricorda la potenza non mistica ma reale di Gesù Cristo risorto. E io prego nel nome di Gesù che questo avvenga ora nel nome del Signore. Se qualcuno non prende il pane perché si sente indegno, già che il fatto che si sente indegno, se solo decide di andare al Signore a chiedere perdono, lo rende degno. Resta indegno se non prende il pane e resta indegno se non chiede perdono. Ma se chiede perdono diventa degno di prendere il pane. Il pane gli restituisce indirettamente la sua dignità. Amen? Prendiamolo insieme. Prendetene tutti in memoria di me finché io venga. Poi egli prese il calice, è ovvio il calice conteneva il vino, e disse: questo è il sangue del nuovo patto, questo è il mio sangue versato per voi in remissione dei vostri peccati. Il sangue del patto. Il patto era legato al sangue. Non c'era patto senza sangue. E il sangue ratificava un patto. Il sangue parla di prezzo, di costo di quel patto. È la parte che ha pagato Dio per questo patto. E il nostro deve essere, la nostra parte deve essere quella di accettarlo e dichiararlo nostro Signore e Salvatore. E vivere nella santità attraverso la potenza del sangue di Gesù che ci purifica da ogni peccato. Ricordatevi, il riscatto è un prezzo pagato
per recuperare lo status precedente. Noi abbiamo ricevuto perdono, ma abbiamo ricevuto autorità e potenza sul peccato. Allora, nel prendere questo sangue, ci ricordiamo del sangue versato, che è stato però un prezzo per acquistarci a Cristo Gesù. Noi apparteniamo al Signore. Satana e il suo peccato non hanno più potere sulla nostra vita. In quella stessa notte disse: questo è il mio sangue versato per voi. Dopo aver preso il calice, lo versò e disse: questo è il mio sangue versato per voi in remissione dei vostri peccati. Ogni volta che voi ne berrete, vi ricorderete di me. Alcuni, mentre prenderanno questo simbolo, ricorderanno dei peccati, delle sbagli, delle cose che non piacciono a Dio, che hanno commesso. Dite: Signore, perdonami, grazie che sono stato lavato e purificato. Ora non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali sono passati dalla morte alla vita, dalla potenza delle tenebre alla potenza della sua meravigliosa luce. Ed egli disse: prendetene tutti in memoria di me. Gloria al Signore. Mentre i fratelli passano a raccogliere.